fa l'impressione che volo veramente senza ferri. Io sono andata il primo anno sui misteri e mi è piaciuto tanto andarci perché stavo alta, perché sono un angelo. Fin da piccolo ho sempre sognato di poter partecipare come figurante alla processione del Corpus Domini di Campobasso, a fare l'angelo, il diavolo, qualsiasi personaggio, per poter provare che sensazione si ha a stare sui ferri dei misteri. E poi specialmente anche quando si cammina, specialmente se i portatori vanno al passo, si dà proprio quella sensazione di volo. Di Zino è come si è realizzata una grande magia, conservare nell'arte la capacità del sogno e del volo. E questa magia è nei misteri, perché in alto vi sono bambini. Probabilmente l'aspetto più forte della festa, o comunque diciamo, della macchina organizzativa della festa, è rappresentato dalla struttura stessa dei misteri, che a mio giudizio ha anche questo aspetto proprio di metafora implicita dentro le macchine stesse. Ci sono molte feste in cui le sacre rappresentazioni vengono portate a spalla. Quasi in tutte queste feste, in giro per l'Italia, la fatica e lo sforzo sono un tratto caratterizzante, no? Cioè anche la messa in scena della fatica è un elemento di punta. Qui le macchine a spalla, che ovviamente comportano una fatica nel portare, lavorano tutte sull'alleggerimento del peso. Questo aspetto di finzione della leggerezza è, a mio giudizio, una delle cose più affascinanti, anche più importanti di questo rituale. Questi sono gli ingegni ideati e fatti costruire da Paolo Saverio di Zinno intorno al 1750. Rappresentano delle scene tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento ed hanno un'azione di catechesi. Non si ha certezza dell'origine dei misteri. Va detto però che già nel Medioevo venivano rappresentate delle composizioni sceniche statiche, fisse, chiamate trionfi. In pratica venivano allestiti in portali oppure su scalinate, in scorci significativi della città di Campobasso, appunto queste scene, dedicate per esempio alla Natività o alla vita dei santi. E questa è una tradizione forte e profonda della città di Campobasso. A questa poi si univa la processione del Corpus Domini, dove le confraternite portavano in processione accanto al Santissimo, appunto, due grossi ceri. E Paolo Saverio di Zinno che cosa fa? Sostanzialmente fonde queste due tradizioni, cioè collega al trasporto a spalla delle faglie la tradizione dei trionfi. Le strutture che vediamo sono quelle risalenti al 1740. Ci sono state tramandate grazie all'impegno, alla devozione di tanti amici che hanno operato prima di noi nella processione dei misteri. Va detto che queste strutture, specie quelle metalliche, sono proprio quelle che Paolo Saverio di Zinno sagomò nelle officine dei fabbri campobassani. La lavorazione del ferro era una delle principali attività di Campobasso e nel tempo è stata paragonata a Sheffield. Dalla metà del 1700 in poi, per un editto del re di Napoli, Carlo III di Borbone, che vietò la fabbricazione delle armi, che appunto era una delle attività principali dei fabbri di Campobasso, i fabbri si riconvertirono per costruire oggetti di acciaio traforato e di ferro battuto. Le strutture sono realizzate in metallo e hanno come caratteristica quella di essere formate da due verghe di ferro pieno, forgiate a caldo ed incollate con la tecnica della bollitura. Sono appunto risalenti al 1740 ed hanno subito, specie nel secondo dopoguerra, alcune modifiche. Sono state sostanzialmente ricompattate per avere un baricentro che ricada all'interno della base. Le strutture di Paolo Saverio di Zinno si articolano in più pezzi. Ci
c'è in genere un albero principale fissato sulla base attraverso dei cunei. A questo albero principale di norma se ne aggiunge un altro con un innesto di tipo baionetta, e poi i rami secondari, anche questi si innestano attraverso un anello con un sistema baionetta. La sezione di questa struttura è di norma rettangolare, con il lato maggiore nel verso del percorso. Questo al fine di dare un'inerzia minore in quella dimensione, al fine di consentire l'oscillazione solo nel verso della processione. A 6 anni ho fatto il primo personaggio all'allievo Calzolai, al San Crispino, dove sono stato un paio di anni. Dopo il San Crispino passai alla Sonda a fare la figura del Cristo. Un paio di anni pure alla Sonda, anzi di più. Poi, qualche anno dopo, insomma, verso 10-11 anni, all'Abramo, dove raffigurava l'Isacco. Dall'Abramo ripassai al San Crispino, dopo del San Crispino a San Rocco, dove facevo l'appestato. Dopo pure al San Rocco un paio di anni. E poi, gli ultimi 2 anni, prima della guerra, alla Face, al San Isidoro. Poi, insomma, addirittura mia madre, il 1913 si è messo sui misteri pure. Ci sono venuta perché ho visto mia sorella che veniva, allora ho voluto andarci pure io. Questo mio sogno ero accompagnato da mia madre, che aveva voglia, una delle poche madri che ha voglia di farsi il figlio sui misteri. In genere è sempre il contrario, le madri ritengono che sia una cosa pericolosa, i figli invece hanno una voglia matta di andarci. La volta che ci sono salita era nel 1969. Come personaggio facevo l'angioletto al primo mistero, il Santo Isidoro. Il santo, invece, il Santo Isidoro lo faceva allora mio fratello. Fu una cosa meravigliosa perché, diciamo, era il primo anno, ero piccolina, quindi andando lassù mi sembrava una cosa bellissima. Come tutta la mia famiglia, i miei fratelli, i miei nipoti, siamo stati personaggi dei misteri. Io ho iniziato nel 73 facendo il carcerato sul mistero di San Leonardo. Poi pian piano sono salito a fare il santo. Poi, causa forza maggiore, l'età e il peso, sono dovuto riscendere. Attualmente faccio ancora il San Isidoro sul mistero di San Isidoro. E quest'anno, appunto, sono arrivato a 35 anni di carriera, se così si può dire. Una volta saliti sui misteri si aspettava quello che organizzava che ci doveva vestire. Delle volte ritardava, diceva quando viene e quando non viene. Insomma, era questa la nostra paura, che non si usciva più. Una volta vestiti tutti insieme si usciva fuori. Capitò un anno che pure si mise a piovere e lo stesso li fecero uscire, perché altrimenti le macchine poi se li prendevano i napoletani. Cioè, questo ha detto che se non si esce in un anno, anche se fa il giro del rione, il napoletano se lo prende. Questo risale a tantissimi anni fa. Appena dopo la guerra, siccome erano distrutti tutti i vestiti e dovevano uscire, non potevano uscire, mio zio Giuseppe Tucci, che era assessore, per incitare le donne del popolo, del popolino praticamente,
e disse: guarda che se non ti date pure un po' di stoffa, di vestiti vecchi e tutto quanto, per ricreare sti misteri, se li piglia Napoli. E allora sta gente, per timore di questo fatto, ha tirato fuori abiti vecchi e tutto quanto, hanno rifatto i vestiti. E ancora oggi c'è il detto a Campobasso che se non escono se li piglia Napoli, perché la gente l'ha tramandato. Però c'è gente che invece dice: tu sei matta che vai lassù, che porti anche alle tue figlie. E io rispondo invece no, perché se allora tutti la pensassero così non ci sarebbe più. Ricordo quando feci nel 77 il Gesù sul mistero dell'Assunta. Qui ci fu un particolare che l'anno prima si piegò il mistero, proprio il seggiolino dove stava il Gesù. E quindi molti genitori erano diffidenti a far salire il proprio figlio su quel posto. Mio padre mi prese, dopo naturalmente aver aggiustato e collaudato il mistero, mi piazzò sul seggiolino del Cristo. Già dai primi di gennaio iniziano telefonate di quando iniziano le prove, di quando... E poi l'ultimo mese non si capisce proprio niente. Si ondeggia il ferro per vedere se questo bambino, quando poi usciranno i misteri, come camminano, il bambino si muove, si ha paura oppure no. Di solito si inizia dalla base, così il bambino già si ambienta, non ha paura. Poi man mano che cresce lo facciamo fare l'angelo, il santo, dipende. L'aspirazione massima di quasi tutti i personaggi è quello di fare il diavolo, perché forse si possono togliere qualche sfizio prendendo in giro il sindaco, l'assessore di turno, l'amico, l'ex moglie. La prima volta avevo 6 anni, ho fatto l'angioletto. Angioletto non basta da dove volete. Quando salgo vedo gli altri bambini che non ci sono potuti andare, che vedono quelli che ci sono potuti andare e dicono: beata te che ci sei potuta andare, sei una bambina fortunata. Di Zinno costruisce delle macchine che fissano una volta per tutte la forma dei misteri, i temi stessi attribuiti ai singoli misteri, però al tempo stesso salvaguarda due aspetti. Nelle feste tradizionali, nelle processioni che originariamente avevano come protagonisti persone vive, quando si arriva alla formalizzazione, irrigidimento dell'immagine sacra che viene portata a spalla, si passa a statue. Qui invece viene salvaguardato l'aspetto della sacra rappresentazione, che non c'è più la scena sacra intesa proprio come forma di teatro popolare, però si mantiene questo aspetto dell'attore vivente, del personaggio vivente, e al tempo stesso si aggiunge questo straordinario effetto scenico che è quello appunto dell'oscillazione dei bambini, degli angeli, che è la grande macchina scenica della festa. L'altro aspetto forte è evidente, è quello della mappatura del territorio
della città, che consente di rifondare, se vogliamo, lo spazio urbano costantemente attraverso il passaggio reiterato negli anni delle processioni per gli stessi luoghi, il che da un lato, come dire, stabilisce un rapporto vivificante con le vie, i passaggi, e che dall'altro anche si costituisce come una sorta di prova della tenuta delle squadre che portano i misteri. Io ricordo bene da bambino, avevo 19 anni, la prima volta che portai il mistero con papà. Il papà mi diceva: guarda e osserva che un giorno sarai tu. Poi c'è stata la scomparsa di lui e questa macchina l'ho presa io. Ho iniziato da piccolo come portatore, assieme ai miei zii e ai miei fratelli, ero piccolo. Ho iniziato per circa 6-7 anni. La prima volta era una cosa incredibile. E così con il tempo, piano piano, ho acquistato fiducia e soprattutto esperienza. Dopo tanto tempo sono diventato capo squadra. Adesso comando questo mistero San Nicola da circa 20 anni. È una grandissima responsabilità. Il giorno prima io tutta la notte non ho dormito. Poi la mattina che dovevo comandare le macchine, a dire la verità, piangevo. Mi tremavano molto le gambe e poi man mano ho preso molto coraggio. Una volta all'anno, quando varco la soglia di questa porta, mi tremano le gambe. Penso che fin quando ce la farò, comanderò. Quando non ci sarò, ci saranno i figli. Sotto il mio mistero anche i due miei figli, tra cui uno vice caposquadra. Il centro storico è sicuramente la scena storicamente depositata di questo tipo di cerimoniale. Lungo via Sant'Antonio Abate ci si rende conto della funzione originaria di queste macchine, cioè del perché sono state costruite. I misteri sfilano all'interno di via Sant'Antonio Abate, che è larga appena più della larghezza del mistero, e i misteri riempiono la strada. E la strada, più che la strada, le case fanno da cornice al passaggio dei misteri. E sono il naturale scenario in cui queste macchine vengono a sfilare. È come se i misteri fossero gli attori e le case fossero la scenografia. Durante il passaggio nel borgo c'è un lancio di caramelle da parte delle persone affacciate ai balconi e alle finestre. Quando i misteri sono fermi, c'è la possibilità di toccare i bambini con mano, dare le caramelle o bicchieri d'acqua, genere di conforto. C'è una sensazione di contatto, di stretta vicinanza. Poi gli amici che ti salutano e dicono al padre di fare la foto in primo piano. Poi tutta la gente che mi chiama, però io non riesco a vedere dove stanno. In qualche modo le persone a faccia dei balconi diventano parte della rappresentazione. Ci sono passaggi molto delicati, specialmente quando appunto la processione si spinge verso il centro storico, e in questi passaggi il livello di pathos delle squadre, così come della popolazione, si innalza, sia perché sono i momenti in cui necessariamente le macchine si accalcano maggiormente l'una all'altra, perché appunto si procede più lentamente, dunque c'è un effetto corale ancora più forte. Il punto critico del centro storico è in cima all'uscita della città, alla chiesa di San Leonardo, dove purtroppo ci sono dei gradini che i portatori devono andare sui gradini, malgrado tutto, con la forza pubblica di sgombrare la piazza, tutto, e non si riesce a sfollare. Io stavo là, l'ultimo passaggio, avevo due persone della finanza, tra cui una era una donna anche, collaboravano onestamente, di fare spostavano la gente, però la gente niente, e un mio portatore effettivamente col gomito si è tutto insanguinato, è sgommato là, io ho buttato tutto in aria, ma sono dovuto partecipare e subito, immediatamente prendere la sbarra. Thank you.
bambino, andiamo! I diavoli sono gli unici personaggi parlanti della processione, no? E ai quali è concesso quell'aspetto di eccedenza rituale che a tutto il resto non è concesso. C'è però questo elemento che è una sorta, potremmo definirlo residuale, di ciò che probabilmente sono stati a lungo le sacre rappresentazioni, non sono qui. Ed è curioso anche in termini di risposta della popolazione a questo tipo di misteri, diventano uno dei cuori della processione. Un aspetto interessante è il fatto che qui da un certo punto in poi non si parla più di confraternite, da quando cioè i misteri smettono di uscire dalle differenti chiese. Le confraternite erano due principali e una secondaria. La confraternita secondaria era quella del Sant'Antonio Abate, anche detta confraternita degli idioti, perché era costituita da persone umili, in genere lavoratori della terra. Le due confraternite principali, quella della Trinità e quella di Santa Maria della Croce, si contendevano il primato nella processione ed uscivano in maniera alternata con i propri misteri, quindi un anno ciascuna. Tutti gli anni usciva invece in posizione retrostante quelle di Sant'Antonio Abate. La tradizione delle confraternite è andata avanti fino alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento l'organizzazione della processione dei misteri era affidata proprio alla municipalità. Poi c'è stato chiaramente il blackout delle due guerre mondiali e l'organizzazione dei misteri dal 1947 fu affidata all'ECA, all'ente comunale assistenza, che ne riprese la tradizione e la portò avanti per un periodo, cosa che ha fatto fino al 1997. Quando fu costituita l'associazione Misteri e Tradizioni che riprese la tradizione delle confraternite, perché appunto le confraternite sostanzialmente erano dei gruppi di privati cittadini uniti insieme. La processione finisce di fronte al municipio, dunque viene rivendicato, se vogliamo, una priorità della città rispetto a una priorità religiosa, almeno nel controllo del sistema cerimoniale. Grazie perché avete fatto con la gioia di sempre, avete rallegrato tutta Campobasso e tanta gente che è venuta da fuori. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a tutti voi, specialmente bambini, bambine, ragazzi. Chi ha voglia di andare sui misteri in qualche modo li sente propri, c'è un senso di appartenenza da parte dei campobassani nei confronti dei misteri. Possiamo dividere il mistero in due parti, la parte dalla base in giù e la parte dalla base in su.
La parte sottostante è diciamo, sotto la responsabilità dei portatori, che hanno ovviamente l'onere, appunto, e l'onore di portare i misteri in processione. Capo squadra, che comanda i portatori, ha la responsabilità di gestire la squadra. Devo scegliere delle persone perché devono collaborare almeno per quelle 3 o 4 ore che siamo assieme, possibilmente dobbiamo essere tutta una famiglia. Io personalmente ho sempre la stessa squadra da 10 anni, sono sempre le stesse persone e gli stessi portatori. Sono tutte delle persone che hanno a cuore questa grande festa, ci sono delle persone che lavorano. L'impiegato no, però il fruttivendolo sì, il commerciante sì, il facchino sì. I colletti bianchi e bancari non partecipano, quelle non esistono proprio, quella gente là. I miei 2 bambini che portano il mistero, sono stati 5, 6 anni, 7 anni, tutti e 2, sopra i misteri da piccoli. Ogni caporale può dire che il mistero è suo. Là, alla porta. Il senso di appartenenza del caporale finisce, non è più lui il responsabile diventa il vestitore, che ha la responsabilità di fare in modo che la scena raffigurata dal mistero sia il più rispondente possibile a quella che è l'idea originale dell'artista che le ha ideati. Thank you.
sensazione più bella è al rientro, quando ho fatto scendere l'ultimo dei bambini. Tutte le macchine, io dico senza veli, ma insomma senza figuranti, senza personaggi, vengono lasciate nella palestra, si chiude la porta e in quel momento c'è un silenzio assordante, che è proprio l'elemento finale della festa. Quando le orecchie ancora rimbombano della banda, i suoni delle strade, le piazze gremite di gente, in quel momento lì c'è proprio la sensazione di dire anche quest'anno è andata. Si fa il vaglio della manifestazione, in genere diciamo è sempre positivo, per fortuna. Vedevo l'ora che arrivava l'anno prossimo per andare sui misteri.